aperto, non sente un cazzo. Ma non dire l'aria condizionata. Eccolo, eccolo. Allora, siamo qui la terza volta, la fine della trilogia che veniamo a Siciliano. Ragione l'anello. Stefano e Giuseppe. Ciao. Siamo per prestarci per arrivare in quel di Zuppino, provincia di Sicignano degli Alburni, al Sicinius Festival. Vabbè, non pensi sia provincia, cioè no, è una frazione. Frazione. Fratto 2. Vicino Terranova. Terranova scorso. Tutto il trittico. Questa è la Montesi, inquadratura. Per la foto macchina. Inizio video. Poi dopo facciamo un rosario. Facciamo un rosario. Rosario Mugni. La canzone musica spontanea. Adesso una bella canzone. Guarda, sentitela. Questa sarà la colonna sonora di Vale tutto Marzianito. O se zoom fuori. Con questo con la. Ah. Ma l'aria condizionata non la dici, ma la vuoi? Certo, non è così. Hai ragione. Come è che siamo così? Andiamo per il risparmio. Regia. E cammina questo. Regia Massima Rossa Gabriele. Regia Gabriele. Gabriele. Ai arrivi primo. Dai, ancora lungo. Partiti da 20 minuti circa. Hai tutto già sta aspettando. Adesso diamo il messaggio di Vali tutto. La testimonianza. Buongiorno Martin, se Giuseppe Perrotta sta guidando, dimmi tu che macchina ha come marca. Sono a Zuppino, alla prima panchina davanti alla chiesa di Santissima Maria del Carmine in Piazza del Popolo. Grazie da Lorenzo Vale tutto. Ma secondo te questo messaggio l'ha copiato o l'ha scritto tale e quale ricordandosi cosa ti aveva scritto a te? Quando l'ha copiato della vita. Ha copiato, cioè chi l'ha scritto prima? No, cioè. Aveva fatto copia e incolla. Copia e incolla avrà fatto. Si deve vedere a chi l'ha mandato prima. Per primo, vediamo, vediamo. Dai, arrivi prima. A chi ha pensato per primo? A chi ha pensato per primo? A me. Cioè. A me alle 10:04 la mandata. 10:01. Ah, ha vinto. Ma questo messaggio c'ha tipo. C'hai preset da mandare a tutti. Tipo quelli là arrivati nel Nokia. Ciao, buongiorno. Nokia 3310. Eccolo. Messaggio in diretta. In diretta. Ancora. Lorenzo però, cioè. Fai sempre le stesse. Leggi in diretta, leggi in diretta. 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 Opel Corsa. Carissimo Giuseppe, hai detto un Opel Corsa blu. Io ne ho vista una, eri tu. Però se lo eri ti fermavi se mi vedevi. Sei no, arrivato? No. Devi arrivare? Fammi sapere. Rispondi. Yeah, ma diteti che arriviamo da un'ora. No, ci vuole infatti, quasi un'ora più o meno. Glielo dico. Cioè, siamo ancora a Castellammare. Prenditi una cosa da bere. Di un ginseng, una Tassoni. Lori, ci vuole ancora tempo. Ma tieni due batterie? Ma del telefono? No, della Canon. No, della Canon no. Guarda che questa batteria non è. Infatti penso ci conviene farla oppure con quell'altra. Perché l'altra ce l'ho il caricabatterie. Cioè il. Ah, okay. Tu ce l'hai il caricabatterie presso del Samsung? Sì. Quello è lo stesso. Okay. O se volessi fare pausare. Si può fare. Mi premere su di nuovo il rosso. Pausa, pausa. Allora, ci vediamo fra poco. Quando saremo più vicini alla meta. A fra poco.
ci troviamo a Salerno. Tra un po' vedremo le pale eoliche. Il paese di Valle. Incredibile. C'è se può credere. Gente corre. E il Monte Cuccoli in lontananza. Che siamo su questa autostrada, ci troviamo a Battipaglia, più o meno ci vuole una mezz'oretta, 20 minuti alla capolinea. Quando tu abbassa sei giunto e penso che si entra molto con neanch'io, però il vento ha fa caldo, dobbiamo quindi documentare tutto, ma troppo caldo. 40 gradi all'ombra, oh, non piove più da un mese ancora. Chi? Live. Oh, una poesia in diretta, ti va di tutto. Sentiamo. Aspetta, aspetta. Poesia del va di tutto. Vai, aspetta, leggila tu. Leggila voi. Metti i messaggi. Sotto, sotto. Messaggi. Un tempo per la strada rotta passava Giuseppe Perrotta guidando lui la sua macchina rotta. Perrò dentro con lui. Perrò dentro con lui Stefano Crispina e Martin Marotta che partivano per Zuppino e caricavano con loro Lorenzo va di tutto che valeva tutto, giustamente. Andando al Sicinius Music Festival fecero una ballata divertente divertendo la gente. Fine. Bravo. Prima libera. Cristallo Castello. Fit Robert De Niro. De Smith. Robert De Niro. Oh. Lorenzo è tutto, metti la voce. Rispondere? Rispondi. Metti la voce. Pronto? 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 Siamo quasi arrivati, siamo ad Eboli. Ad Eboli? Ah, sì, siamo quasi arrivati, manca poco. A Piazza del Popolo stai? Venendo dalla stazione di Siciliano, c'è la prima strada, c'è la strada sopra Salento, c'è una casetta qua a pochi metri più sopra, e quindi e qua c'è la macelleria di San Mirko.
Lorenzo, ma noi non veniamo però dalla stazione. Noi veniamo dall'autostrada, quindi dobbiamo saliamo dalla parte dove sta Piazzetta del Popolo, dove sta il bar Pizzicara. Ah, ok. Capito? Venite da sopra allora. Da sotto, non so come fatto, io non ricordo bene la strada, se ne so solo una. Ah, va bene, allora mo ti aspetto davanti alla chiesa, al Zuppino, Piazza del Popolo. Ok, va bene, grazie. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, la stazione, oh. Noi non siamo pratici. Purtroppo non conosciamo bene i posti, cioè, le strade di Zuppino. Siamo andati solo due volte, quindi non sappiamo difficile bene. Difficile orientarsi. Capo Dio. Quella è Zuppino, però un po' complicato. Però bar Pizzicara andiamo sul sicuro. Bar Pizzicara number one. Allora, poco tempo all'arrivo. C'è anche pubblicità. E andate a bar Pizzicara che trovate. C'è anche Lorenzo, una bella barista. Un caffè. E... una bella barista. Amica anche di Lorenzo. Saluti da TV Paradise. Vai con le immagini. Ti aspetto. Forse sai, siamo quasi arrivati, ci vedono le fale. Ah. L'uscita lo sai, non mai ricordo tanto bene. C'era proprio scritto però mi pare, Sì, c'era Siciliano di Alburni come mangia un pettino a rispetto. Ecco le vale. Eccole. Oh, là. Vedo. No, ancora si vedranno presto. Eccole. Ci vedi? Incredibile, Dio cosa ha creato per l'uomo. Che potenza. Come fanno a non credere a Dio con queste paleoliche qua? Due, una e due, cioè vedi? È vero. Guarda il cielo, tutta una merda di polvere chimica, come al solito. Vero? Che schifo. Che schifo. Tutte nuvole, pare che deve fare il finimondo e non piove. Però sono belle da vedere, anche se sono diciamo che crea da lungo il demoniato. Bastardito. Il bastardito che ha rovinato l'ecosistema. Ah, quando si mette la parrucca. No. Pelato. Siciliano. Pelato. No, quando si mette diciamo la parrucca da peluria. Sì, non capito. Come possibile. Ci siamo. Il cartello siciliano degli albori. Siciliano di A. Ci vedi? Bello. Addirittura d'arrivo. Però dovremmo seguire le indicazioni per Zuppino. Sì, perché dice... Zuppino non è siciliano degli albori. Come dice Vale Tutto, che deriva da subpino, sottalpino. L'etimologia. Sì. Anche se non penso sia così. Sottalpino. Sottalpino. È una lingua, è tipo subita. No. Arrivo. Da lì. Traffico a Zuppino.
fine della tua giura. Che immensità, che potenza. Sagra del cavaliero. Dove? Dove girare? Alla fine si è fatta mezzogiorno. Cioè, mezzogiorno. È un po' che doveva girare qua, eh? Sì. So perché mi ricordo che doveva girare. Sì, ma è sì. Fiume che attraversa i siciliani degli alburni. La curva è impossibile. O è zuppino o è siciliano, non siamo sicuri. Invece quella Terranova, frazione di Terranova. Arrivati. Ormai momenti proprio. Allora, devi vedere il momento. Sì, serie di sofferenze. E ancora. Ci siamo. L'ingresso a Zuppino. Siamo arrivati. Dove? Eccolo. Lorenzo va di tutto. Non ci ha visto il bignato verso dei bambini. Sta parlando con qualcuno. Stesso posto dell'ultima volta. Sei pronti? Mi organizzo. Vai, non è stato preparato. Sono 3 ore a venire. Eccolo. Vai, sediamo. Ah no, le cagate si vedono. Sta lì in attesa. Eccolo con la maglia blu. Non ci ha visto comunque. No, non ci ha visto. Allora quanta gente. Andiamo dai. C'è troppa gente comunque. Scendi là.
Oh, scusa. Ah, già ripia. Ma che tutto deve essere, sì, sì, essere tutto documentato, tutta la giornata. Non c'è. Tabacchi pizzicara. Pizzicara, tabacchi. È coperto da finire, non è abituale. Non sei attento. Non sei il grande. Oh, siamo arrivati. Ha detto alle riprese. Ciao. Non è chiamato. Non è da te. Che dici? Tutto bene. A posto. Stavo aspettando, stavo vedendo la percorsa blu, se passa. Eccola. È un blu peggio. Non è proprio blu. Che dici? Devo andare a segnare. Andiamo. Andiamo. Dove sta il... al cambio scolastico. Sicinius. È sempre di fritta comunque. Non sta mai la pelle. Ma lo trovo in forma. Vai, metti. Un po' strettina. Bene, tu come stai? Stiamo facendo un video da metterlo poi tutto su YouTube, documentando tipo tutto alla Montesi. Ok. Allora, ti prendermi qualche taglio. Ma tu hai fatto sì, la... sì. Il bancariello com'era? Ma devo ispezionare il poster, no? Ah, ancora non sei andato, quindi? Sì. La lettera. Adesso vi leggo una storia che ho scritto. Vai. E zeppole le siciliano. C'era una volta una vecchia reddere siciliano che si chiamava Serosina ed sapia cucinare. Le zeppole le faceva quasi tutti i giorni perché edda le veniva ai passanti. Tutte quelle che si raccattavano dicendo che erano buone. Noi giorno il figlio ha pigliato e ha portato ospizio, perché non ha potuto tenere più a casa sua. E da quando era scomparsa, i siciglianesi la chiamavano sempre Serosì. Erano rimasti addolcificati e così si addomandavano a gente. Noi giorno il figlio, che si chiamava Ciruzza, venette a sapere che la mamma veniva zeppola a gente. Si era messa a fare is e scrivette e zeppola Serosina. La creatura passata la età si è acchiappata una zeppola Serosina e si è mangiata dicendo lo sapeva buono. E da così il professore e ha domandato a chi era che si venia. Se il figlio è Serosina e id rispondette sì, so io. E diceresse noi volevamo Serosina solezza e sapeva fa. Aietta picchia auspizio ed è tornata a fare zeppole buone le siciliane. Niente male. Questa è la strada giusta perché non mi ricordo sì, bene. Sì, questa è la strada giusta. Perché sta scritto fin con l'H? È scritto? Perché è fine in dialetto. Si scrive. Ah, dialetto di siciliano. Ma questa l'hai scritta tu o? Scritto io. Azzo. Bella. Quando ieri l'hai scritta? Ieri. Tramite i racconti da nonna, tipo. Sì. È tramandata da in famiglia. Sì. Visto che dici che assomiglia a Girolamo Britonio. Sì. sono onorato. Il capello. Non mi potrei mai paragonare a Girolamo Britonio, un personaggio. Anche a Gesù, a volte. Anche a Gesù, sì. Gesù è più conosciuto. Questa è la famosa Scorzo. Sì, questa è Scorzo. Dove venne... Ma dove sono Scorzo. Nino D'Angelo? Dove cantò? È di qua che si deve girare? Sì, si deve girare di qua e lui cantò qua. Dove? Qua in mezzo. Qua. Tagliarono qui? L'erba e mi sarebbe. Ecco. Qui si esibì Nino D'Angelo a Scorzo di Siciliano. C'è molta gente. C'è un gruppo nuovo che si chiama Vico Masuccio. Come si chiama? Vico Masuccio, che ci sta Giovanni, che è un mio amico, che ho conosciuto a Salerno, che sta in questo gruppo. Ma viene qua a suonare?
Sì, viene domani, però. Domani. Il fratello sta a posto. Alla fine poi io lo faranno cantare anche a lui. Sì, ma sì. C'è un gruppo proprio suo. Addirittura. Ah, sì. Ma canta stasera? Sì, io domani sì. Canzoni sue canta. Sì. Oh, pure Vasco Rossi. Sì. Piace Vasco Rossi a lui, Sì. Mi ricordavo. Come si chiama il gruppo? Non lo sai. Dico, ma... Ah, è questo qua. E quindi lui è il cantante di questo gruppo. Sì. E questo Giovanni invece. Che cos'è? Giovanni Montesanto si chiama di cognome. Che fa? Suona. E suona lui. E per chi vuole andare a sentire Vico Masuccio, sì, domani a Sicinius si esibiscono il 19 agosto 2016. A che e ora? Festeggio pure il compleanno perché io faccio il 21. Chi è? Siete oggi qua. Ah, festeggiamo oggi. E ricordatevi di fare auguri a Lorenzo che è il 21 è il compleanno. Mi raccomando. È bello lontano Siciliano da Zuppino. 3000 metri di quota. Ogni anno è più al dove era l'anno scorso. Sì, è un'altra cosa, perché là. Ah, vicino, stesso vicino là. Stanno facendo una fabbrica là, tipo, No, stanno facendo un ospizio per pianta. Ah, un ospizio? Sì. Sapevano una fabbrica. Un ospizio per pianta. E quando saremo anziani sappiamo dove venire. Qua se ne è crollata la strada. Siamo ancora giù, allora. Invece oggi è il compleanno di tuo padre. Sì, è stato ieri, però ieri. Oggi è stato registrato il compleanno. Ah, ecco. E che avete fatto? Niente? Farete tutto il 21? Ah sì, facciamo solo il 21 che fa le pizze proprio. Ah sì. Ma tu ci hai detto che venivamo noi? Sì, ce l'ho detto. Però una volta ti parlavamo pure a telefono con lui. Sì. Che mi ha conosciuto. Ah, questa è la pizzeria pure. Donna Adele. Dove lavora? No, questa è la taverna. Ah, la taverna è la taverna. Si chiama la baita. Ah, la baita. Ecco qua. Siamo la ragazza che lavorava qua. Ah, ma pure qua è il Parco Nazionale del Cilento. Scopre dove sono andato io, era il tuo parco. Dove? Morigerati, conosci Morigerati? Vai che segni! Olè! Nell'angolino! Oh! Sei pronto? Il passaggio parata di Lorenzo. Oh, posiamo la roba qua. Vai. No, pensa a porta, non va bene. Vai, fai di cure. Nell'angolino. Adesso provo a fare il remake del calcio d'angolo storico.
A queste scarpe è impossibile. Dici? Pronto? Ma tu la fai, la piazzi. Vai, gliela faccio più facile. Pronto? Oh! Pallonetto di Santa Lucia. Di Santa Lucia. Azz. Oi. Oh! Dov'è? Ma ti vuoi levare gli occhiali? Sei sicuro? Levati la borsetta. Al volo, al volo. Ah, oh, fai andare lui in attacco, cioè. Anzi, vado io in porta, va. Oh, cambio. Sì, sì. Hai tu in attacco, allora. Se no. Vai, vai. Vado in porta. Si appresta al rigore. Oh, avvicinissimo. Oh, incredibile. Bravo. Va lì tutto dagli 11 metri. Rincorsa. Oh! Sembrava zanza. Sì, connessione internet assente. Faccio, voglio mettere il video. Vabbè. Allora Lorenzo, ti te la crosso. Pronto? Tira al volo. Vai! Al volo! Bella! Oh. Ah, bello sto giro. Testa, colpo di... La capoccia. La finta. Ma mi ha fregato pure a me. Oh, questa è la forte. Grosso, grosso. Enzo. Lorenzo, te l'alzo, va bene? Al volo. Al volo? Allora faccio finta di mettere il verme, quello che c'è, le cose velenose, capito? Naturali. Allora, verme. Poi una lumaca. Un filo d'erba. Caduta la lumaca. No, un filo d'erba. Ok, andò bene così. Ok, poi? E poi si... devo cercare di colpirvi e voi non dovete farvi colpire. Ok. Ah, è palla avvelenata, giusto. Però non si tocca, perché non si tocca. Come si fa? Come non si tocca e poi? Ah, solo tu la puoi toccare. Preso! E quindi ma che devo fare? Sei eliminato. Sei escluso. Ah, scusa, ma la puoi toccare solo tu, Lore. Infatti. E ma vuoi vincere per forza? All'infinito. Colpiscilo. Ha ha.
Ha vinto. Vincitore morale. Esulta. Lorenzo esulta. Esultanza molto contenuta. Abituato. Guardate così da sopra. Simpatici. Sopra, poi raccontaci una storiella. Quella già di prima. Ah, quella della la zeppola. No, vabbè, una che sei a memoria e poi dici mo. La storia di Girolamo Bidone. No, a livello è troppo lunga. Ma dove vai? Come fai? Con chi ce l'hai? Vieni qua. Quanto quel magnanimo tentato. No, per me le cose. Vabbè, fai niente. Allora, la prossima. La prossima volta con calma. L'anno prossimo più preparato. bocciato. Quando la fanno la festa delle castagne qua? Ottobre. C'è Dani alla festa delle castagne. Eh sì. Dovete venire ben. Dobbiamo venire ben. Quella è bella. Ah, bella. Sì. Oppure qualche gruppo famoso. Nino D'Angelo. Penso non verrà più Nino D'Angelo qua. No, non verrà più. Peccato. La Mecca. È stato. Cioè qua c'è stato Ciro Giustiniani di Made in Sud. Ah sì sì. E chi è? È un comico. Comico il chatto. È stato Simone Schettino. Quello della barca. Questo è Lucio. Simone Schettino della barca. Quello là che ha fatto affondare la barca. No, allora. È il comico. Omonimo. Comic Con. Ti ricordi quando dovevi venire al Comic Con come youtuber? Primi tempi proprio. Peccato che poi tuo padre non ti ha potuto accompagnare. Però ho visto tipo tuo fratello vai Comic Con. Sì, lui c'ha la macchina. Non puoi andare con lui, scusa. Non lo so se. Non ti vuole. Vi schifate un po'. Mamma. Un po', non tanto. Schifi più a Daniele. Daniele è più bastardo, ti fa gli scherzi. Sì. Vabbè, però gli vuoi bene alla fine. Vabbè, sì, è ovvio. Questa sembra la. Come si chiama? Questa qua? Della bicicletta. È quella. È la catena. È quella là, è la catena della bici. No, la prossima volta mi metto quella là per il gabinetto per tirare lo scarico. Vabbè, andiamo, dove dobbiamo andare allora? Andiamo a castello o al convento? Al castello, che meglio. Ti piace più il castello? Il convento forse perché è inaccessibile, come? Hai paura del convento? Hai paura, perciò hai visto i fantasmi là? No, è perché là è chiuso, ci sono dei cancelli. Ah, vabbè, è proprio. Bisognerebbe fare i. Scavalchiamo i montesi. Bisognerebbe scavalcare. Facciamo i montesi. Facciamo violazione della proprietà privata. Vogliamo andare? Dove? Castello, se non andiamo. È lontano o è vicino? No, ci andiamo con la macchina per. vabbè, andiamo. No, a piedi è lontanucci da qua. Sì, eh? Vabbè, andiamo. Piedi è lontano da qua, quindi andiamo con la macchina. Vai. Vediamo se è aperto. Penso dato che ci sta il Sietini su qua, Music Festival, stamattina. Allora penso che l'hanno lasciato aperto. Ah, per i turisti, dici tu. Cosa, speriamo. Possiamo anche chiedere a qualcuno di no. Se l'hanno lasciata aperta, intanto. Andiamo a vedere. A quel convento lì. Famoso convento che Lorenzo ha mostrato a Matteo Montesi. Per arrivare, bisogna arrivare a quel cancello lì. Vedere se si può passare o no. Fai il dito, se no non vedono. Lì va. Guarda. Cancello. Lì. E niente. C'è una puzza di cacca di cavallo. È aroma tipico. Aroma tipico di paese. Di mucca, di mucca. Ah, mischiata insieme. Ma qua non è che ci sparano, allora. No. Dicono, questa è proprietà privata. Cioè, col fucile a sale. Pure per privacy. Si denunciano, Lore. Questo è il bucaggio.
adesso è diventata una salifogna di scarichi di alberghi. Facciamo una cosa, da un certo punto iniziamo, cioè siamo tutti montesi. C'è l'anzuccio. Fiume. L'acqua che scorre anche a queste altezze. Sentite? Ci può essere un succio, diciamo. Vabbè, non fa niente, i sorci sono buoni o no? Sono buoni da mangiare, eh. Lo sverdellino, che bellino! Chico! Terreno accidentato. Sì, però io lo faccio sempre, quindi sto sempre laggiù. Ma sei mai caduto qua, allora? No. Lo sai che qua se cadi arrivi direttamente al convento? A scorciatoia. Rotoli direttamente. Da lontano già aveva... Ma incredibilmente prende qua. Sì. Vedi, quella pietra per esempio. Magica. L'avevo scambiata per un topo. Addirittura? Oppure una pantegana. Cosa sai? La fantomatica pietra magica è questa. A livello di Pokémon Go qua com'è messa la situazione? Dai, ci stanno i Pokémon. Il Pokéstop al commento. Pokéstop tra liccio e alta tensione. Vediamo come stanno messi. Qua tocca a stare attenti a camminare. Basta seguire il passo di Lorenzo. Cosa? Passo Cicerone, ha detto. Ah, sì. Ti accorgi? Oh, guarda sulla mappa di Pokémon, cioè ti parla della, tipo, c'è il nulla. Riprendi. Lascia, non siete niente. Ecco. Metti a fuoco. Guardi qui il nulla. Una volta ho trovato pure un euro. Oh, addirittura. L'ha restituito all'Egitto. Hai visto? Sì. Ladro. Lo porta via la polizia e loro. La polizia postale. Ah, ma ci sta il poliziotto del paese, tipo qua. Lo sceriffo. Cioè, se tipo dovessi chiamare la polizia, già lo conosci quello che viene. Sì. Ma è lo stesso dove andassi a denunciare l'account per. Ah, polizia postale. Parlando da bar. Vabbè, lascia perdere, hai fatto buono. Fai un altro. Ah, te frega? A te te frega che me ne frega? Se non te frega però ti puoi fare il cavolo di vita. Allora guarda il video. Ok, Lorenzo guarda con questo cappello bianco e pantalone bianco abbinato, un po' gigione. Un po' sì, un stile, po' stile radio balla. Ma tipo la mettono nelle feste di paese, non è radio ballaballa. Vuol dire? Ma quella è bella, cioè da ballare. È bella. Dice anche radio bella ballaballa. Movimenta la festa. Ma qua inciampi. Allora, ma non si può passare, c'è anche il cane. No, non ci sta. Non ci sta? Non sta il cane. L'hanno messo, ma non so se ci sta. È morto. L'hanno messo un cane così. È installato. E vedi, c'è la cacata del cane. Guardarsi pure che non ci siano connesse solo per... Allora è proprietà privata, allora è... non ci sta niente da fare. Poi ci devi venire a Montesi qua per senza niente. Vedi, attenti al cane. Che bella. Ah, non ci stanno case abbandonate, allora è... Qua non ha comunque una casa contenta. Ma tu hai detto che hai visto un fantasma? Una volta sì. E dove? Era proprio dentro, però non... Scusa, come hai fatto entrare? Sei chiuso? Prima era aperto. Prima era aperto, io sono... vedi? Questa parte, qua non c'era il cancello, prima. Ecco. In teoria si può scavalcare anche adesso? No, ma è un po' più complicato. Vabbè, sì, si può fare, però capi... Poi come... Pericoloso. Se mai ti acchiappa qualcuno...
E dici che... Lorenzo ci tutela. Che è fatto di Cicerone. Adesso andiamo qua sopra. No, non c'è niente, c'è un vuoto. Niente, c'è un precipizio. Troppo, è un convento invalicabile. Vabbè, Ma tu la notte qua allora? No, no, giorno. Giorno e pomeriggio. Di notte hai paura, dice la verità. Però si è manifestato anche di giorno. Ah, perché allora io da come ho saputo la storia ci stava, che l'ho scritta pure io, poi l'ho riscritta in modo mio. Ho sentito un rumore. Alem Sheikh. Ho sentito un rumore dietro, quindi mi sono girato. Hai visto un rumore? Comunque stavo raccontando la storia che ho visto. Qua dei tre bambini erano venuti al convento, erano entrati perché il cancello era aperto del convento. E quindi dopo, quando sono avvicinato alla porta dell'ingresso, hanno visto un monaco con le mani messe così, andatene via! Veramente? E poi ci disse così. Ma chi sono questi bambini? Li conosci? No, erano di qua, di Secignano, però poi sono fatti grandi. Ah, quindi tanti anni fa. Tanti anni. Capito. Storie di fantasmi, come storie di streghe. Senti sempre alla merda qua. Però hai mai inventato qualche nuovo ballo delle suonerie? Lorenzo, hai mai sentito che andiamo a comandare? No, no. No, qua non è arrivato ancora. Differita di però ho fatto venire vicino a canci. Vabbè, fa niente. Stiamo andando al castello di Secignano. Una salita perniciosa. Lorenzo è veramente in gamba in tutti i sensi. C'ha le cosce in gambe. In gambe. Mi sta morendo. Come si sente dai nostri spiriti? Spiriti duri. Che? C'è una casa vecchia. Ah. Se va a bucare. Bubolo? Sì, sì. Tu l'hai fatto il canale. Bumbo. Ci canti un po' bombolo. No. Era alto così. Era alto così. Era basso così. Si chiamava. Si chiamava Bumbo. Ah, bello qua. Quello fatto un film. Che film? Di che c'è la storia. Ah. Avevano rapito una donna, l'avevano messa a cuore. Ah, ecco. Nel corniccio. Vedi che siamo due a metà strada. Sei chiuso poi scendendo.
Già lo faccio di più. E nami se. Mamma mia. Cioè, capito, non prenderete mai la zona. Siamo arrivati? Ah, eccolo. Castello dei Duchi, Ducesco. Allora, vai a vedere se è aperto. Wow, Assassin's Creed. Assetta, assetta. Indica. Però no, per la schermata che mi schermo si butta e poi non. Quella piccola piccola. Sì, quella non è. Come fece a passare là in mezzo? Come fai che non ti E tu dove l'hai trovata la poesia di Palianetti? Dove l'hai scritta? Ho detto l'ho lasciata. Ah, poi l'hanno presa, poi la pubblicano sul libro. Ma dove? Dove l'hai presa? Cioè chi l'ha messa là? L'ho messa io. Ma come l'hai messa? Cioè come? In una casa, lasciata là e poi l'hanno trovata. Oh, era. Ah, quindi si può entrare? Sì. Nascosto. Allora, ma non si può passare. A parte di qua, che cos'è di qua? Qua c'è una stampa. Ah, bella. Guarda il caffè. Bella vista. Quanto può passare? Quanto è bello, sta dormendo. Kiko! Kiko! Necciugia! Ciao! Quanto è bello sto gatto! È buono! È carino! :16:44 ci troviamo al campo sportivo e ci riposiamo. Vero? Vero. Sì. Sì. Fine. Eccoci qua, benvenuti di nuovo all'esposizione di Lorenzo, che al Sicignano ha deciso di esporre i suoi quadri, di metterli in vendita sui capolavori. Lorenzo, questo è il pezzo forte, lo zoppino. Lo zoppino a zoppino. Ah,
firma, Zoppino della firma dell'angolo. Cosa vuoi dirci, Lorenzo, di questi quadri? Io faccio fare un'offerta a piacere alle persone che se vogliono comprare. Ah, giusto. Nicolo, vuoi venire pure tu a fare i tuoi video prima di andare? Perché il valore non si distingue. Valore simbolico. Valore simbolico, insomma. Anche per farsi conoscere come artista, insomma. Sì. Perché ovviamente, vabbè, qui ti conoscono quasi tutti, però non conoscono la tua dote, la tua vena artistica, insomma. Quindi questo è il tavolino che abbiamo arrangiato per Lorenzo. Diciamo che l'atmosfera è molto bella. Secondo te quante vendite ci saranno stasera? Non lo so. Hai avuto qualche offerta per adesso? Forse una. Una sì, però mi pare. Il mercato come sarà? Sì. È ancora presto. Diamo di nuovo uno sguardo ai quadri. Ma ci sono in mezzo a montare la tenda, ci sono. Mamma mia. E Antonio? Andai preso me. Adonno. Manda un saluto. Com'è stata questa giornata? Bene. È stato bene? Abbiamo visto un sacco di bei posti particolari, caratteristici di Sicignano.
sicuramente ci vedremo anche al più presto, non so, magari alla festa delle castagne, poi vediamo un po'. Bacio da tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Balletto, balletto a volo. Balletto. Grande. Poi andiamo a comandare. Ma sai andiamo? Grande, grande. Un bacio. Ciao a tutti.